9 punti sono quelli del programma presentato da Francesco Schittulli, candidato di Movimento Schittulli, AP, oltre Conficto e Fratelli d'Italia, alla presidenza della Regione Puglia. Se non ne avrà realizzato anche solo uno entro 2 anni, in caso venisse eletto governatore, Schittulli promette che si dimetterà. La sua ricetta è una cura per far riprendere la Regione. Dopo 6 anni di disastro a conduzione, non Vendola ma Vendola PD, cioè Emiliano, che dal 2007 sino ad oggi è presidente e segretario regionale di un partito, ma qualcosa dovrebbe già suscitare qualche perplessità da un punto di vista etico e morale. Schittulli si impegna a rinunciare all'indennità di presidente in favore della Caritas Puglia, ad abolire il ticket di 1 euro sulle ricette mediche, a rinforzare i presidi territoriali di assistenza sociosanitaria sul territorio regionale, a rivedere i criteri per l'indicizzazione dei ticket e super ticket per le fasce più deboli, ad innalzare al 45% i contributi per quelle piccole e medie imprese che attraverso la ricerca avvieranno processi di modernizzazione per qualificare le produzioni, a rafforzare la presenza dei prodotti made in Puglia nella grande distribuzione, ad abbattere le liste di attesa sociosanitarie, a finanziare la social card con risorse regionali in aggiunta a quelle statali, ad abbassare l'aliquota IRAP dall'attuale 4,80% al 3,90% come in tutte le altre regioni. Se i pugliesi non vanno a votare perché pensano che tanto le cose non cambiano, saranno loro i responsabili e non potranno più dolersi del peggioramento della situazione, che è davvero catastrofica sotto ogni aspetto.